Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Omori. Nello scorso video abbiamo parlato con Basil, ci ha detto che è stato Sunny, siamo stati noi effettivamente a uccidere Mari, l'abbiamo spinta giù per le scale intenzionalmente a quanto pare. Abbiamo trovato anche il violino che è rotto, ha delle ciocche di capelli neri impigliate e siamo arrivati su questa autostrada. E quando si accende una luce andiamo dentro la luce e sblocchiamo un ricordo. E quando si sblocca un ricordo, una parte del violino viene riparata. Ecco, andiamo dentro la luce e sblocchiamo un altro ricordo. Lo scorso era quello, della casa sull'albero quando giocavamo a carte con i biscotti appena sfornati. Ci sono anche le foto perché Basil fa sempre le foto. Quindi questi ricordi sono i ricordi delle foto che Basil ci faceva di nascosto. E ora siamo in spiaggia. Fatto. Ho finito di tagliare l'anguria. Avanti, prendetene pure una fetta. E vai, grazie, Hiro. Guarda, ti sei così grande, forte, responsabile. Non ora, Mari. Woohoo! Niente, batto un'anguria in un caldo giorno d'estate! Obri mangia con molta calma. È un'altra foto. Ehi, Basil, non fotografarmi mentre mangio. Ah, scusa, Obri. Pensavo fossi molto carina in questo momento. Tutto qui. Poi se vuoi te la mostro. Va bene, mi fido di te. Oh, eccoci qui. Allora, Sanni, vuoi vedere la foto di Obri? Vabbè, questa sì. È una delle foto che abbiamo nell'album anche. Dai, direi che è uscita bene, sì. Basil, non è che ti piace Aubrey? Oddio, ma Aubrey. Ah no, Kell ha sputato i semi in faccia a Aubrey. Che schifo, Kell, smetti di sputarmi i semi. Hai semi su tutta la faccia. Allora che ne pensi di questo? E si sputano a vicenda. Mi farei venire i pidocchi. Per quell'assurda convinzione che dei ragazzi hanno i pidocchi. Lasciali giocare, Hiro. Ti stanno solo stuzzicando a vicenda. Ti ricordi come eravamo noi da piccoli? Nascondevo insetti sotto il tuo banco per vedere la tua reazione. Sei sempre stato così buffo? Aspetta, eri tu! Oh, per caso sono nei guai? Non credo, sai. Vabbè, sì, devo parlare prima con Hiro, ma non fa niente. Beh, direi di andare, no? Sì, dobbiamo andare. Hai ricordato il sapore dell'anguria? Aveva un sapore migliore quando la mangiavi con i tuoi amici. Una parte del violino è stata riparata. Proseguiamo allora. Un altro ricordo. Sembra che tutti si siano addormentati. Siamo rimasti svegli solo in tre. Beh, è normale. Si saranno stancati dopo aver mangiato così tanto. A proposito, Hira, grazie per aver cucinato per tutti noi. Non ci pensare. Sto solo facendo un po' di pratica. Sono felice che vi sia piaciuto. Un giorno diventerai uno chef famoso in tutto il mondo. E mi cucinerai tutto ciò che voglio. Eh? Aspetta un momento. Credi che ce la farò? Certo che ce la farai. Credo in te, Hira. Beh, se lo dici tu. Quindi effettivamente è come avevo pensato, Hiro ha abbandonato il sogno di diventare uno chef ed è div sta diventando un dottore, insomma. Mi fa piacere che tu stia usando sempre più la macchina fotografica. Sembra molto preso dal suo nuovo. Sembri molto preso dal tuo nuovo hobby. Esatto, dopo che ci hai preso la mano è diventato molto divertente. Un attimo, c'è qualcosa di strano in queste foto. Hector, ma proprio adesso dovevi farla? Eh già. Ehi Sunny, posso farti una domanda? Adoro cucinare. Mar dice che sono molto bravo. Ma i miei genitori vogliono che diventi un medico. Pensi che dovrei provare a diventare un cuoco? Se gli dico di sì? Perché no? Siamo ancora giovani, dovremmo sognare in grande. Non mi dispiace come idea, anche se mia madre avrà sicuramente qualcosa da ridire. E invece poi diventa medico.
I biscotti di Mari. Ah, ok. Hector! Ehi, Sanni, poco fa ho scattato una foto a tutti, vuoi vedere? Che è sempre sporco. Ok. Ehi, fratellino, scusami se ti abbiamo svegliato. Eri così carino mentre dormivi. Hai anche sorriso. Che sognavi di bello? Che tutto questo fosse un sogno, magari. Che non è successo nulla in realtà. Ah, questo è il giardino. Sembra. No, questo è il laghetto. Dopo aver parlato con loro e aver esplorato un pochetto, vado perché tanto non c'è altro da fare. Hai ricordato la sensazione di dormire sulle ginocchia di Mari. Ti sentivi al sicuro perché eri certo che, nonostante tutto, Mari ti avrebbe sempre protetto. Un'altra parte del violino riparata. Chissà quanti ricordi in tutto dobbiamo sbloccare. Non penso tanti quante le foto, perché se no non finiamo più. Chissà se non ricordando e quindi non riparando il violino si possa sbloccare un altro tipo di finale. Ehi, Sunny! Ehi, Basie! Perché ci avete messo così tanto? Scusateci, stavamo provando quel nuovo gioco chiamato Tamasassi. Ehi, Basie, scattami una foto mentre indossi la mia nave impermeabile. Ok, un attimo. Ti piace Sunny? È il mio colore preferito. Il rosa. Che brutto colore. Che dici, Kel? Tu sei un brutto colore. Ma questa frase non ha senso. Tu non hai senso. A proposito. Va bene. A proposito, Maria parlavamo di tingerci i capelli insieme. Maria ha scelto viola. Viola? Volete sapere che colore ho scelto io? Aspetta, non mi dire che te li vuoi tingere di rosa. Orribile. Perché dovresti fare una cosa del genere? Perché è il mio colore preferito. Spero solo mi stia bene. Marini assicura. Non capirò mai le ragazze e le loro strane idee. Aubrey, penso che rosa ti starebbe bene. E tu, Sunny, cosa ne pensi? Eh beh, si sta abbastanza bene con rosa, dai. Visto? Anche Basil e Sunny mi danno ragione. Kel, sei quello strano. Chi se ne frega? Giusto. È anche giusto. I Tamasassi, forse lo prenderò anch'io. E se andassimo da Hobbies per farci un giro e vedere se lo vanno? Un giorno mi tingerò i capelli di rosa. Magari non adesso. Mio padre non me lo permetterebbe mai. Tuo padre? Esiste tuo padre? Mi chiedi sempre di guardare le foto in cui c'è Aubrey. Per caso è una piccola cotta per lei? Non ti preoccupare, non lo dirò a nessuno. Mantengo sempre i segreti. Sarebbe bello andare da Hobbies. Oh, stai andando? Non preoccuparti. Beh, pure che ti raggiungiamo subito. Oh, che tristezza, però. No. Che peccato. Hai ricordato il suono della pioggia primaverile. Era piacevole da ascoltare in compagnia dei tuoi migliori amici. Oh, ragazzi. Ragazzi. Dai, un altro ricordo, su. Vediamo che succede in questo ricordo. Sunny, sei sicuro di non voler venire in foto? Si vergogna sempre davanti alla fotocamera, ormai lo conosci bene, no? Tranquillo, fratellino, ti ci abituerai presto. Wow, questa torta sembra pazzesca. Hiro, questa volta hai superato te stesso. Davvero, grazie, Hiro. Amo le fragole. Basil, Basil, che desiderio esprimerai? Aspetta, non lo dire, altrimenti non si avvererà mai. È così che funziona? Non lo sapevo. Allora, desidero che Kel prenda voti altissimi a scuola. Non credo basti un desiderio per questo. Un miracolo, sì, forse. Ma non ne ho idea, cosa potrei mai desiderare? Qui ho già tutto quello che voglio. Oh, ma certo. Vediamo, desidero che... Scherzavo, è un segreto. Uff, ora lo voglio sapere. Ragazzi, se non ci muoviamo le candeline si scioglieranno. Tutti pronti per cantare? Oh sì, puoi contarci. Inizi tu, Mari? Certamente. E uno, due, tre, quattro.
Non canterò, mi dispiace. Alla fine è andata. Vai, spegni le candeline, esprimi un desiderio. Ma ha fatto una foto. La foto l'ha fatta Sanni, ovvio. Hai ricordato il sorriso di Basil mentre stava per spegnere le candeline. Ma hai ricordato anche che, come Basil ha espresso un desiderio, anche tu l'hai fatto. In quel momento hai desiderato che tutti fossero felici. Una parte del violino è stata riparata. Nevica ora! Io potrei andare avanti volendo, però non lo faccio, voglio riparare il violino. Wow, una nuova palla da basket! Grazie, fratellone! Nessun problema, Kel. Potresti ringraziarmi andando bene a scuola? Certo, contaci! Ok, Sunny, è il momento del tuo regalo. Ah, è Natale? Ti avviso, quest'anno riceverai solo un regalo, ma è da parte di tutti. Potrebbe non sembrare granché, ma abbiamo messo da parte tanti soldi per comprarlo. Già, io e Basil abbiamo iniziato a vendere biscotti e limonate in estate. Maria e io invece abbiamo lavorato in un panificio, se ricordi. E io per 3 mesi ogni mattina ho dovuto consegnare il giornale. E sai quanto ami dormire fino a tardi? Sappiamo che questo regalo potrebbe metterti un sacco di pressione. Già. Da quando hai smesso di suonare il violino è passato un bel po' di tempo. Mamma dice che quando fai pratica con il pianoforte stai sempre accanto a lei. Me lo ricordo anch'io. Una volta ti ho pure visto suonare quel tuo vecchio mini violino, ormai rotto e troppo piccolo. Quindi abbiamo deciso di prendertene uno nuovo. Anche se in tutta onestà è stata un'idea di Basil. Sunny, spero davvero che ti piaccia. Questo è da parte di tutti noi. Aspetta ora però. Con questo ricordo abbiamo riparato il violino, allora. Ta-da! E questo è tutto tuo! Dai, provalo! Sono curioso di sentirti suonare. Hai avuto un formicolio alle dita, un brivido ha smosso il tuo corpo ed hai iniziato a suonare il violino. Hai ricordato la sensazione di ansia nel tuo cuore quando hai suonato la prima nota del tuo nuovo violino. Ti ha spaventato, ma non ci hai fatto molto caso, perché eravate tutti insieme. Ma soprattutto non volevi deluderli, perché loro credevano in te. Il violino si è completamente riparato. Ok, è ricordato. Quindi questi qui sono i ricordi che già ho fatto, ok. Quindi. Oh, siamo arrivati alla fine. Ah, il palco del concerto. Sanni. Sanni, finalmente sei qui. Da questo punto in poi sarà tutto nelle tue mani. Sai, prima che ci conoscessimo avevo molte difficoltà a legarmi con qualcuno. Anche dopo che siamo diventati amici ho sempre avuto paura che un giorno mi avresti abbandonata. Ma mentre gli altri erano occupati con le loro faccende, tu riuscivi a trovare sempre del tempo per me. Mi ascoltavi parlare ore ed ore senza mai lamentarti. Potevo sempre contare su di te. So che ci siamo allontanati molto negli ultimi anni, ma non deve per forza finire così. Le persone mi dicono sempre che sono testardo e me ne freghista, perciò ci sarò sempre per te, che ti piaccia o no. Sunny, sappiamo che sei una a cui non piace prendere il comando della situazione. Tutto questo deve essere stato molto difficile per te, ma devi riporre più fiducia in noi. Solo perché hai fatto qualcosa di brutto non significa che tu sia cattivo. Hai vissuto con questo peso per tanto tempo e ti sei tenuto tutto dentro.
Certo, ignorare i problemi potrebbe essere la scelta più semplice, ma è sfogandoti con qualcuno che ti sentirai meglio. Ci sono così tante belle esperienze che devi ancora fare. Hai una sola vita e devi viverla al meglio, ma questo dipenderà unicamente da te. Il futuro è solo tuo, di nessun altro. E quello che succederà dipenderà solo dalle tue scelte. Ricordati che noi siamo qui per te finché lo desideri. Ehi amico, speriamo davvero che questo non sia un addio ma un arrivederci. Hai sempre soffocato i tuoi sentimenti, pensavi fossero un inutile peso, un qualcosa di troppo, ma è grazie a loro che prenderai le scelte che ti porteranno alla verità, la tua verità. Mi raccomando, Sunny, spacca tutto per me, va bene? Qualsiasi cosa sceglierai, ti augureremo sempre il meglio, non dimenticarti di noi, faremo sempre il tifo per te. Ce la puoi fare, ti starò vicino fino alla fine, e questo perché sei Sunny, il mio, il nostro migliore amico. E niente potrà cambiarlo.